Ciao a tutti amici di Avora Magazine, in questo video vi presentiamo un prodotto della iFan, stiamo parlando delle cuffie iDJ. Sono delle cuffie davvero particolari e molto cool, visto che sono presenti in differenti modelli e tutte realizzate in tessuto. Andiamo a vedere che cosa è presente all'interno. E come si presentano le cuffie iDJ della iFan. Hanno questo materiale in tessuto, nel caso specifico naturalmente è un motivo unico, mentre naturalmente sono presenti dei motivi molto più elaborati. Il jack standard da 3,5 mm lo potrete utilizzare naturalmente con tutti i dispositivi mobili, siano essi Apple o Android, ma non solamente smartphone, tablet e tanto altro. E all'interno è presente anche un microfono più il pulsante che potremo utilizzare per rispondere alle chiamate e per mettere start e stop la nostra musica. Cosa molto interessante di queste cuffie, oltre naturalmente la regolazione laterale, è il fatto che possiamo richiuderle molto ma molto semplicemente in questo modo. Non le rovinerete in alcun caso, sono fatte apposta, e potrete poi successivamente avvolgere il cavo direttamente qui. Quindi vedete, non occupano neanche tanto spazio. Ma naturalmente, oltre all'aspetto visivo, ci interessa anche la parte qualitativa. Devo dire, davvero, davvero ottima. Grazie al suo sistema, vedete, naturalmente il fatto che ci sia questa membrana, fa sì che i rumori si attenuino. Ma la cosa importante è che queste, cuffie sono dotate di, basso Boost System, che è un sistema nient'altro che per la riduzione del rumore. Quindi, ad esempio, se siete in città e siete a passeggio, potrete naturalmente utilizzare e apprezzare tutta la vostra musica direttamente tramite queste iDJ senza soffrire troppo del rumore esterno, magari se siete in un posto molto affollato. Vi ricordo che potete trovarle direttamente sullo store online dell'iFan, ma visto che l'iFan ha aperto anche degli store fisici, potrete trovarli anche negli store fisici e naturalmente nei grandi store. Per questa video recensione è tutto, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti!